abbiamo appena partecipato all'Eucaristia, che è la benedizione più grande, perché possiamo ricevere, però dobbiamo anche veramente invocare il Signore per tutti noi, per questa associazione, per tutti gli amici e simpatizzanti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio ricco di misericordia, che ha fatto grandi cose per il suo popolo, sia sempre con voi. L'Apostolo Paolo ci esorta a ringraziare in ogni cosa Dio Padre per mezzo del Cristo, nel quale ci ha dato tutto. Egli ha riversato su di noi, suoi figli, le ricchezze della sua grazia e, liberandoci dal potere delle tenebre, ci ha trasferito nel regno del Figlio del suo amore. Chi riconosce i benefici di Dio si dispone a partecipare in modo coerente all'Eucaristia, fonte culmine di ogni rendimento di grazia, in cui si racchiude tutto il bene della Chiesa. Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Ti raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla, con tutta pietà e dignità. Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo è mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che gli uomini preghino, dovunque si trovino, alzando al cielo mani pure, senza ira e senza contese. San Paolo ci esorta a pregare anche per coloro che ci governano. E ancora insiste, voglio che gli uomini preghino, alzando le mani al cielo senza ira e senza contese. Ecco, la preghiera è forse l'attività umana che può unire tutti, qualunque sia anche il Dio nel quale credono, però la preghiera, noi certamente perché abbiamo Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo, la preghiera è quella che ci può unire e ci può aiutare a superare le contese. San Paolo scrive quasi 2000 anni fa, dove le battaglie, la guerra era una cosa normale, cioè nel senso di una cosa accettata. E noi siamo qui per onorare Antonio Bragadin, che lui ha vissuto in epoca in cui le guerre erano la soluzione, come dire, che si prospettava per risolvere, difendersi dai nemici, dagli attacchi. E, ecco, nei nostri tempi, anche con le armi che abbiamo a disposizione, penso che siamo tutti d'accordo che è preferibile non arrivare a questo tipo di soluzione, perché sarebbe una distruzione totale. E, quindi, a maggior ragione, se lo scrive San Paolo tempo fa, che la cosa importante è la preghiera, a maggior ragione lo è ai nostri tempi. Quindi anche il senso del nostro essere qua, elevare al Signore, abbiamo sempre tante necessità da presentare al Signore, da affidare a Lui, tanti paesi dove c'è la guerra, dove c'è la distruzione, dove c'è la sofferenza, e quindi anche tanta causa anche di immigrazione. No? Allora vogliamo proprio con questo spirito elevare ora al Signore la nostra preghiera. Interpreti allora di tutta la creazione che esalta la bontà di Dio,
eleviamo al Signore questo, la nostra preghiera nello spirito della parola di Maria nel Magnifico, lodando e ringraziando Dio Padre Onnipotente. E diciamo gloria a te Signore per tutti i tuoi benefici. Gloria a te Signore per tutti i tuoi benefici. Padre di infinita misericordia, che in Cristo tuo Figlio ci hai dato ogni bene, fa che non si estingua mai la tua lode sulle nostre labbra e nel nostro cuore. Gloria a te, Signore, per tutti i tuoi benefici. Tu che nel tuo sconfinato amore superi ogni nostro merito e desiderio, concedi a noi di cantare con animo riconoscente le tue meraviglie. Gloria a te, Signore, per tutti i tuoi benefici. Tu che dispensi ai tuoi figli segni innumerevoli della tua provvidenza, fa che da ogni dono sappiamo sempre risalire a te, che sei il donatore. Gloria a te, Signore, per tutti i tuoi benefici. Tu che hai insegnato ai tuoi discepoli a mettere in comune i propri beni, donaci uno spirito di condivisione perché i fratelli si uniscano a noi nel rendimento di grazie. Gloria a te, Signore, per tutti i tuoi benefici. Ogni nostra altra domanda e desiderio che abbiamo nel cuore, li presentiamo al Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, Padre Santo, unifico dispensatore di ogni bene, ricevi l'umile ringraziamento per i tuoi benefici, preservaci da ogni pericolo all'ombra delle tue ali e donaci sapienza, serenità e salute. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che ha manifestato la grandezza della sua misericordia, vi benedica e vi protegga sempre. Chiudiamo fidandoci anche alla Maria, quanto è stato invocato anche dei punti di curiosa parpaglia, quindi ci rivolgiamo appunto a Maria. Salve Gino, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, preso i figli di Eva, a te sospiriamo i gementi e piangenti in questa valle di malati. O Signore, la parola nostra, rivolge a noi con gli occhi buoni e sedendo Cristo. Il nostro Signore, questo Signore Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, dopo il mio piano, lo cielo.
Grazie.